Allora, siamo alla mostra dell'ultimo cavapietre, scultore e incisore, Flavio Mutarelli. Allora Flavio, questa è un'opera tua, è una balaustra e sembra proprio, più che una balaustra, un merletto, vedendolo in controluce. Che materiale è e come hai ottenuto questo bel risultato? Il materiale è travertino romano. E come l'hai scolpito? Tutto a mano, completamente a mano, senza interventi di compressori e così via. Quindi scalpello e mazzola. Basta. La parte centrale è stata posata su un letto di sabbia. Di sabbia. E quindi piano piano incisa. E perché sul letto di sabbia? Perché poteva appoggiare perfettamente tutte le parti, anche quelle incise. E quindi era per evitare che si rompesse. E questa è una tecnica usata? Una vecchia tecnica nei tempi. Sin dai tempi antichi praticamente. E quanto tempo hai impiegato per fare questo? 22 giorni, la parte solo centrale. Un mazzolo un po' più grande questo. Allora, probabilmente questo invece è un tuo mazzolino che usi per che cosa? Per l'incisione, e i vincoli particolari. E vincoli particolari, perché usi quello? Perché c'è un corpo più leggero. Più leggero. E poi lo puoi maneggiare bene. Fammi vedere come tu prendi in mano lo scalpello. Questa è la maniera. La vecchia maniera del posto, sì. Del posto, i vecchi scalpellini lo prendevano così. Ecco. Perché questa è una... c'è il pollice che lo regge dritto. L'indice lo blocca. E l'indice lo blocca. Questo era il vecchio sistema di tenere lo scalpello. Ah, ottimo. Io invece farò maniera così perché mi sembrava più comodo. Quindi ognuno poi aveva una tecnica, però la classica era quella lì che abbiamo visto. E quindi con questo tipo di scalpellino piccolo praticamente... E ha iniziato a lavorare questo. Poi c'è un altro particolare. Sì. In molte zone la testa dello scalpello è normale di pietra. Come di pietra? C'è di pietra, è normale di ferro. Ah. E quindi c'è un martello, ma solo che è normale, anche di legno. Ah. In questa zona era temperato. In modo che... E il mazzolo veniva un foro, un buco quando scolpiva. Quindi il mazzolo era personale diventato, perché ognuno colpiva aveva, dove... E quindi aveva... La caratteristica era questa. È questa. Che pare con i fuochi pezzi di ferro. Io mi ricordo si portava da Gegge, che c'aveva la fiamma ossidrica, e la sera i scalpellini, che prima ce n'erano parecchi, andavano lì a riempire il buco che si era fatto nel mazzolo e temperare lo scalpello per il lavoro della giornata. Allora, questi disegni cosa sono, Flavio? Sono applicazioni di come avveniva l'escavazione nei tempi fino agli anni 60, perché qui nel Viterbese si lavorava con i romani. Si cavava la pietra con questa tecnica. Ecco, qui si mettevano, che cosa erano lì? I cuneo, si facevano una riga. Sì, un taglio intorno. Di cuneo, di ferro, ramo di mazza, si spaccava e... E quindi praticamente come facevano gli antichi. Qui come si staccava il blocco e come si trasportava con dei rulli bucati. In modo per... Questo invece come si... Questo è come si levigava. Ah. Acqua e sabbia. Acqua a sfregamento. Ah. E questo invece come si tagliava? Come si tagliava, come si faceva, come si poteva riquadrare un blocco. Qui vediamo ancora meglio. Si faceva una riga in piano, una traccia, poi sopra. Con l'occhio si trovavano i due angoli e poi si collegavano.